Gentili telespettatori, buonasera, buona domenica, ci ritroviamo, sarà uno degli ultimi appuntamenti prima della pausa estiva e stasera parleremo di eh, malessere diffuso eh, nella società. Questo è il termine che abbiamo deciso di eh, lanciare eh, con il nostro ospite <coughs> di questa domenica sera che il eh, dottor Francesco Risso, direttore della di, di, struttura complessa di psichiatria della eh, zona ex 15, quindi Cuneo, eh, Saluzzo, cuneo Borgo, sì, Tromero, eh, insomma quello che era un tempo il territorio dell'azienda eh, della sanitaria 15. Eh, perché parliamo di questo disagio? Perché è, è cronaca quotidiana, possiamo dire, una cronaca che eh, ci mette a confronto con fatti eh, quasi sempre molto eclatanti, eh, omicidi, eh, suicidi, eh, con varie motivazioni, però sostanzialmente eh, sono tutte situazioni che esprimono questo grande disagio. Perché lo chiamiamo grande disagio? Perché la psiche è una struttura estremamente eh, complessa, eh, abbastanza robusta, eh, chiederemo ragione anche al collega psichiatra, eh, ma eh, quando eh, entra in eh, situazioni che eh, appaiono sostanzialmente senza via d'uscita ha delle, delle risoluzioni estremamente clamorose, che fanno proprio notizia. E la fanno con grande eh, trasporto emozionale e colpiscono in maniera mh, drammatica. Questo proprio perché la psiche è uno strumento operativo ineguagliabile, insostituibile, potentissimo, che governa tutta la nostra realtà. Questo lo sapete, lo eh, dico in maniera un po' ripetitiva da, da anni. Ecco, oggi vorrei proprio provare insieme a Cesco Risto, che è un giovane psichiatra, appartiene alla generazione più recente della psichiatria, ad una psichiatria che definirei moderna, che eh, non si occupa solo ed esclusivamente della psicopatologia eh, più o meno grave, ma eh, analizza anche molto attentamente i fenomeni eh, psicosociali che governano. Questo tipo di risposte. Quindi comincerei ringraziandolo di essere qui con noi questa sera e chiedendogli di parlarci un po' della capacità di una psichiatria moderna oggi di eh, capire questa fenomenologia, quindi sostanzialmente l'aspetto diagnostico. Vedremo poi che arriveremo fino a una mh, situazione molto attuale oggi che e quella che riguarda gli autori di reato che abbiano problematiche psichiche, discorso degli OPG, cioè degli ospedali psichiatrici eh, giudiziari. giudiziari. Quindi è un argomento estremamente delicato. Francesco. Allora, eh, grazie dell'invito eh. e certamente come diceva il dottor Salvatico c'è... Eh, un disagio, un disturbo psichico pervasivo e inquietante ed epocale espansione nella nostra società. Sarebbe lungo, così, eh, diciamo, probabilmente ci, va, ci, ci andrebbe una, una, così, una riflessione, una, una serata dedicata ecco, alle cause. Sicuramente, ecco, in, in tante situazioni eh, il risvolto clinico è importante, quindi. La risposta che può dare la psichiatria, una psichiatria moderna dal punto di vista clinico e soprattutto psicofarmacologico può essere molto importante. Eh, sicuramente, come diceva bene il dottor Salvatico, ci sono questi, eh, i nostri pazienti purtroppo eh, possono fare del male a se stessi quando stanno male e possono fare del male agli altri. Ecco. Eh, e quindi riuscire a prevenire dal punto di vista clinico eh, questa, questi disturbi, eh, intanto appunto, evitiamo tutto questa, eh, diciamo, questo questa angoscia legata al suicidio che colpisce il paziente ma che colpisce soprattutto la sua famiglia i figli la moglie i mariti ecco e, anche e la società e, la società, e, la società. e eh, se appunto ripeto ci sono delle buone pratiche cliniche si riesce anche a eh, prevenire invece quello che è l'agitto aggressivo e quindi eh, diciamo l'agitto eteroaggressivo e quindi eventualmente appunto il discorso del, del reato e quindi anche qui cercare di prevenire i reati vuol dire preve, come dire proteggere i nostri pazienti perché poi se i pazienti diventano autori di reato poi si apre il percorso giudiziario che come accennava il dottor Salvatico poi rischia di, di arrivare all'ospedale psichiatrico giudiziario. Mm. Ecco, mh, ci sono eh, oggi degli strumenti, tu hai definito eh, di tipo psicofarmacologico, ma anche di tipo eh, diciamo, eh, comunità, eh, ricoveri, Ecco, come funziona oggi la, il circuito della psichiatria? Ma, ehm, sicuramente per i disturbi psichiatrici gravi, e mi riferisco alle, alle psicosi, c'è una sono, buona... Diciamo la La schizofrenia sono... e i disturbi dell'umore. Eh, eh. Sono i grandi eh, capitoli. I grandi, I grandi capitoli della psicopatologia. Sicuramente l'organizzazione del Dipartimento di Salute Mentale può dare una buona risposta, soprattutto diciamo in Piemonte dove l'organizzazione appunto della presa in carico, delle attività riabilitative, delle attività anche... Eh, residenziali è presente e direi abbastanza efficace, sia con una risposta pubblica sia anche con una risposta del privato accreditato. Ecco. Quindi c'è tutto un percorso anche terapeutico riabilitativo che può portare anche all'inserimento in indone strutture per un percorso terapeutico. Ecco, ci sono quindi eh, patologie che possono essere curate ambulatorialmente, altre che non possono essere curate e vanno. Proprio tolte le persone da un contesto che di per sé crea a loro, non per particolari, però crea a certi malati un disagio o l'aumento del disagio stesso, oppure c'è il ricovero e le, loro famiglie, certamente. Eh, le loro famiglie ovviamente, e, e, oppure il ricovero nei letti dedicati che sono presenti in quattro eh, ospedali. Esattamente, del, i eh, servizi di ps di diagnosi e cura. Eh, diciamo nell'azienda ospedaliera Santa Croce Carle per quanto riguarda appunto, l'SC Psichiatria di Cuneo oppure a Mondovia e Savigliano. E poi di lì c'è la possibilità, appunto come dicevo prima, di un inserimento di in donne strutture comunitarie. Ecco la comunità in che modo eh, aiuta diciamo così, il percorso terapeutico. Aiuta perché, come, di, come dicevi bene tu, in queste situazioni gravi che in questi pazienti che sono pazienti giovani, eh, questo da, da ricordare, Età, che, tipo? che perdono eh, 18, 20 anni, 25, 30, ecco, l'esordio può essere anche adolescenziale, quindi l'importanza che dicevi prima tu, del fatto di poter anche prevenire, no? perché più si riesce ad essere, tra virgolette, eh, aggressivi sull'esordio, cioè arrivare subito a curare questi pazienti, è, è migliore l'esito delle terapie e quindi eh, certamente in questi pazienti che eh, appunto a causa dei loro disturbi perdono il rapporto vitale con la realtà è chiaro che questo poi porta eh, come dicevi bene anche ad avere la ripercussione sul funzionamento sociale e quindi sono pazienti che non vanno più a lavorare che si chiudono al mondo che si chiudono ai rapporti familiari e quindi in questo caso è indicato un percorso comunitario dove c'è la possibilità ecco, di riprendere un po' in mano la propria esistenza, di essere seguiti, di fare delle cure, diciamo noi complianti, cioè il problema di questi pazienti è che ecco. spesso non fanno le cure ecco, perché non hanno la consapevolezza di malattia. Ecco, chiariamo questo concetto di consapevolezza di malattia <coughs> su cui spesso. Eh, magari si possono generare anche degli equivoci. Eh, chiariamo che eh, coscienza di malattia è non mi sento bene, dichiaro di non star bene. Non devo dichiararlo in maniera eccessiva. Vado al non... mio medico <ride> e. Vado e dico non sto bene. Eh, il soggetto ansioso va e dice al suo medico non mi sento bene, sono in ansia. Eh, quindi riconosce in se stesso una sintomatologia. Una, che... sofferenza. una sofferenza. Ecco. Non coscienza di malattia che cosa vuol dire? Eh, vuol dire che a, a fronte di una sofferenza inaudita, questi, questi pazienti non hanno la consapevolezza che questi, eh, di avere dei disturbi psicopatologici gravi, penso soprattutto ai deliri e alle allucinazioni, e quindi chiaramente non chiedono aiuto. Anzi, spesso diciamo chi dovrebbe aiutarli, solitamente i medici, vengono addirittura inglobati nella situazione delirante e quindi c'è un aspetto ostativo, è quello che poi mi ricollegavo al discorso di prima, poi eh, spesso diciamo, le cure possono essere affrontate in una struttura, diciamo, tra virgolette, protetta, protetta ecco, terapeutica. Ecco. Ci terapeutica. fermiamo qualche minuto, ma ritorniamo, l'argomento credo sia molto importante, e parleremo di come si affrontano e anche un po' come si devono prevenire, uso la parola, devono prevenire questi, eh, questi disturbi. Ci vediamo tra poco, vi aspetto.